Desidero rivolgermi a voi tutti, cari colleghi imprenditori, per condividere con ciascuno di voi una scelta davvero importante. Mai come in questi momenti gli imprenditori si sentono soli. In un paese che stenta sempre più a crescere, mentre l'Europa si divide sempre più sul rigore tra pochi paesi forti e molti a rischio. Quando la lotta per la competitività sui mercati mondiali diventa sempre più aspra, con prezzi delle materie prime sempre in più instabili, e di fronte a nuove ondate di sconvolgimenti internazionali che mutano dalle fondamenta paesi a noi vicini, come quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. Gli imprenditori si sentono soli di fronte a tante difficoltà. Proprio per questo, perché il momento è straordinario, abbiamo deciso che occorreva una iniziativa eccezionale. Perciò abbiamo deciso di convocare per il prossimo 7 maggio, presso la Fiera di Bergamo, l'Assise 2011 di Confindustria e di Piccola Industria. L'Assise chiama ogni singolo imprenditore e ogni associazione della nostra confederazione a dire la sua, a esprimersi direttamente su quelle che considera le vere priorità da porre al centro dell'agenda nazionale e della nostra stessa Confindustria. Vedete, è un grande momento di mobilitazione, un'iniziativa che si terrà con modalità organizzative studiate apposta per consentire a tutti voi di esprimervi con grande chiarezza e libertà su tutti i maggiori impegni, i temi dell'impresa, delle relazioni industriali, della produttività, delle infrastrutture, del welfare, del fisco, della scuola, del mezzogiorno e della ricerca e innovazione. Avete già ricevuto tutti l'informazione su come iniziare da subito a partecipare al processo preparatorio, a inviare le vostre proposte e le vostre osservazioni. Tra pochi giorni cominceranno una serie di appuntamenti sul territorio di preparazione all'Assise. Saranno occasioni utili per iniziare a confrontarci e per discutere su come affrontare questi temi, su quali priorità darci e su quali proposte portare avanti. Il caldo invito che io veramente rivolgo a tutti voi è di partecipare con forza e con determinazione a questa grande occasione di libertà. Mi è sembrato davvero il compimento del nostro centenario e insieme la migliore maniera per festeggiare il 150° dell'Unità d'Italia. È davvero una grande occasione per decidere tutti insieme l'Italia che vogliamo. Allora uniamo le nostre voci e uniamo le nostre intelligenze, uniamo le nostre esperienze e le nostre passioni, perché questo non è più il momento di scaricare sugli altri le colpe. L'Italia di oggi è già un paese troppo diviso. Allora dall'impresa può e deve venire un esempio per tutti, un esempio di come liberamente si possa convergere su poche scelte chiare e di priorità condivise, per ridare all'impresa la capacità di crescere, la capacità di creare lavoro, coesione sociale e proiezione nel mondo. Allora appuntamento per tutti a Bergamo il 7 maggio. Facciamo sentire forte la nostra voce per dare al Paese un messaggio chiaro e preciso sulle cose da fare. Decidiamo insieme l'Italia da fare.